Ciao, ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Un bacio grandissimo da Patrizia. Allora, oggi siamo qua per fare un video sui miei preferiti di questa stagione, di questo inizio periodo estivo. Sono dei prodotti, alcuni multitasking, dai profumi inebrianti adatti insomma a questo periodo, dalle texture abbastanza leggere. Non prodotti untuosi, prodotti semplici, facili che mi aiutano a velocizzare anche la mia, insomma, skincare routine. D'estate dovete sapere che io elimino tantissime cose, riduco molto, molto i prodotti e soprattutto tendo a prediligere delle formule molto più light, anche durante l'inverno perché ho la pelle comunque mista, però in estate ancora, ancora di più, ma al tempo stesso ho una pelle esigente, matura, una pelle che ha bisogno comunque di attenzioni, di cure e di prodotti anche con degli attivi particolari, insomma, e quindi ci vuole un po' di attenzione in più per trovare i prodotti giusti. Devo dire che comunque con l'abbonamento alla Look Fantastic Box, che sto facendo ormai da 3 mesi, mi sembra, questo abbonamento mi sta aiutando molto a provare e trovare dei prodotti veramente veramente interessanti. Infatti, alcuni di questi sono prodotti che mi sono entrati già nel cuore e che probabilmente continuerò ad acquistare e che non avrei mai scoperto senza questo abbonamento. Quindi iniziamo subito e vi faccio vedere che cosa ho scelto e che cosa vi propongo. Allora, iniziamo con la detergenza del corpo. In estate, nel periodo caldo, si fanno più docce. Io tendenzialmente sono più tipo da bagno, mi piace di più, però ovviamente un po' alle esigenze del tempo, la necessità di fare una cosa più veloce e i ritmi della vita quotidiana, un po' anche il fatto che con la doccia se ne possono fare anche più di una al giorno, con il bagno no. In questo periodo mi sto orientando con la doccia. Però, insomma, non scelgo solo dei bagno doccia, scelgo anche dei bagno schiuma. Allora, uno di questi che mi piace tantissimo anche per essere utilizzato nella doccia è Gelsomino Indiano di L'Erbolario, un profumo inebriante, sensuale, esotico il giusto, è un floreale, il gelsomino è un fiore bianco che matura durante la bella stagione, durante la stagione appunto estiva, invade i sensi e a me fa pensare subito all'estate. Io qui in casa ho nel giardino, sia a casa mia ma sia fuori, ci sono diverse pareti di gelsomino che è un rampicante sostanzialmente. E vi devo dire, quando ci si passa davanti, anche se non è una qualità nobile di gelsomino, ma è veramente voluttuosa come fragranza. E questa interpretazione di L'Erbolario, vediamo se riesco ad aprirla senza fare danni, è veramente buonissima. È un gelsomino questo, ben equilibrato, sensuale, quasi mistico, e mi rasserena tantissimo. E devo dire che il bagno schiuma ha una persistenza come profumo molto forte. Io di questo ho anche il talco, è stato un regalo di Barbara, la mia amica Baby Psy, apprezzatissimo. E devo dire che sono tentata molto anche dal profumo, che prima o poi, se non ne avessi 150.000, l'avrei forse già comprato. Perché insomma a me i profumi dell'Erbolario piacciono molto come rapporto qualità-prezzo, però davvero questo è fantastico e tra l'altro la confezione è bellissima perché ha un colore rosa polvere davvero femminile, bello, e anche la confezione è molto carina e poi è riutilizzabile. Ora richiudiamolo, sperando di non fare danni. Dunque, detergenza sotto la doccia ai capelli. Non ho trovato uno shampoo perfetto. Infatti lo shampoo non lo vedrete. Tutti gli shampoo che sto comprando in questo periodo non hanno una seconda chance. Purtroppo è così. Io ho il problema dei capelli tendenzialmente grassi, però con le punte un pochino più aride e non riesco a trovare il giusto compromesso né tra shampoo né balsamo, per cui per ora bypasso. Se avete qualcosa da consigliare, mi molto molto volentieri. Però ho trovato un'ottima maschera per i capelli, che
che ho preso in Austria, ho comprato in Austria presso il DM, che significa Denkmit, cioè pensa con, vuol dire, la sigla mi sembra di DM, significa questo, Alverde di Alverde Natural Cosmetic, che è un brand a basso costo, eco bio, che viene venduto appunto al DM. Per chi ha la fortuna di abitare nel nord Italia, al confine con l'Austria, la Slovenia, in tutta la Lombardia, fino alla Liguria, forse all'Emilia Romagna si trovano i DM, però andando più a sud della Toscana mi pare proprio di no. E per chi ha la fortuna andateli a visitare, perché Alverde ha dei prodotti davvero eccezionali. Questa è una maschera per i capelli, diciamo intensiva, con avocado e burro di karité biologici. Vi devo dire che è nutriente, però non untuosa per i capelli, e quindi mi sta piacendo moltissimo. Per il periodo estivo, secondo me, questa è davvero valida, perché in estate i capelli hanno bisogno di una maggior protezione. Come prodotto di finish, io non uso molte cose, quasi nulla, perché appunto tendo ad avere i capelli grassi. Ogni tanto, quando ne sento la necessità, metto qualche olio siliconico, ma poco, non sempre, ogni tanto. Questo è ottimo, di System Professional, ed è un sun oil solare, e cioè è un prodotto di finish per la messa in piega, per riparare i capelli dal calore, ma anche adatto all'esposizione al sole. E non è untuoso assolutamente, ha siliconi, sì, però ha anche degli olietti interessanti. E, vi ripeto, non è untuoso, è molto soffice, molto volatile, insomma non rimangono i capelli appesantiti. Una confezione piccola, questa, anche questa proviene da una vecchia box, e con brand che si trova in vendita anche su Look Fantastic, ma non solo. Abbiamo parlato di sole e io vi devo parlare assolutamente di questa protezione solare per il viso, che trovo eccezionale e a un prezzo contenuto. È nuova di Avon, della linea ENU Solar Advance, e questa è Ultra Matte Protezione 50. Dunque, questo prodotto è oil free. Avon è uscita con due di queste protezioni solari per il viso ad altissima protezione, cioè ad alta protezione, tutte e due matte. Questa è senza, non è colorata, quindi è bianca, ma vi faccio vedere quando, vedete, è bianca, ma quando si stende è assolutamente in colore. E poi ce n'è un'altra che invece è colorata, ma che io non ho preso, perché i prodotti colorati, siccome c'è una sola colorazione, per me sono sempre sbiancanti, sempre più chiari della mia pelle. Allora, ha un profumo molto delicato e fresco al tempo stesso. Non unge assolutamente il viso, questo è il prodotto perfetto da portare in città come protezione per il viso e per truccarsi anche, ma anche al mare. Io l'ho usata sia in città che al mare, ed è una delle poche creme solari per il viso che non mi hanno unto il viso, che non mi hanno fatto uscire brufoli, che non ho provato fastidio nel tenerle in viso diverse ore. Quindi per me è promossissimo questo prodotto, come un po' tutti i solari comunque di Avon mi piacciono. Io li trovo molto performanti, sono prodotti chimici, però io con i solari preferisco il chimico piuttosto che il filtro minerale, perché con il sole per me non si scherza, e preferisco comunque avere dei prodotti che mi danno una maggiore tranquillità. E sapete che io ho tolto un neo sospetto qualche mese fa, era sotto il piede, sotto la pianta del piede. Non è un neo dovuto all'abbronzatura, è un neo che io ho da che mi ricordi, dalla nascita, insomma, da quando io ho coscienza. Quindi non è un neo che è dovuto appunto all'esposizione solare, però insomma, ho avuto molta paura, e quindi vi dico, non scherzate con l'abbronzatura. Ottimo, questo prodotto è fantastico. Per la detergenza del viso, allora sto utilizzando tre prodotti, diciamo prevalentemente, ma non solo, ma questi sono quelli che mi piacciono di più. Una saponetta viso e corpo di Corres alla camomilla, che ve la faccio vedere. È una saponetta molto molto delicata, una formula quasi in gel, vedete che un pochino c'è di trasparenza nel colore.
un profumo di camomilla molto rasserenante. Questo prodotto io lo trovo fantastico anche per pulire il viso. Io lo uso prevalentemente per pulire il viso, ma insomma non solo, con ingredienti naturali al 96%. E Corres è un brand greco e questa saponetta è molto delicata e non secca il viso. Io non ho la pelle secca, è vero, però trovo, pur amando io le saponette per il viso di vario tipo, sempre vegetali prevalentemente, trovo che sgrassino un pochino troppo la pelle. Questa assolutamente no, mi piace tantissimo. Poi un altro prodotto che sto utilizzando è un latte detergente, diciamo, di Avoncare. Si chiama Facial Cleanser con yogurt e miele per pelli da normali a molto secche. Questo ha una consistenza quasi lattea, fluida. Vediamo un po'. È molto è piuttosto trasparente, non è proprio un latte, a metà tra un latte e un gel. Io lo uso come latte detergente, però si può utilizzare anche come detergente vero e proprio per il viso, sempre poi risciacquandolo, e lo uso per tutto il viso, anche per la pulizia degli occhi, e non mi dà fastidio, non mi irrita gli occhi, strucca anche molto bene, ovvio, non un trucco waterproof. Ha un profumo di miele e di yogurt buonissimo, non è eccessivo, non è un miele molto molto forte o invernale, ma è quel sentore un po' cremoso piacevole e niente, mi ha stupito, non avevo mai provato questi prodotti di Avoncare, costano poco, fanno il loro dovere e ottimi. Io poi tolgo sempre comunque ogni residuo di prodotti che metto in viso a risciacquo, diciamo, con una spruzzata o di acqua termale o di acqua di rose o un idrolato. In questo momento sto utilizzando questo prodotto sempre di Alverde, che questo l'ho comprato in Austria, che è un'acqua di rose biologica, pagata pochissimo, meno di 3 euro, sono 200 ml, un ottimo, ottimo prodotto, e io lo uso sia come tonico, tamponato sul viso con le mani o con un cotton fioc, ma molto come acqua termale. Una parte l'ho travasata in uno spruzzino che tengo sempre a portata di mano sul lavandino, e con questa mi rinfresco il viso al mattino quando ne sento bisogno, anche un po' il corpo. Ha un profumo molto delicato di rose e rinfrescante, anche un po' tonificante, perché dà una sferzata di una botta di viso, di vita al viso, una sferzata di energia. E peccato che al verde non lo trovo a Roma, perché si possono comprare anche online su Amazon questi prodotti, ma costano il triplo, quindi niente, devo aspettare di tornare all'estero. E va bene. Allora, come prodotti per il corpo e poi passiamo al viso. Ho un prodotto multitasking che, comprato un paio di mesi fa, mi sembra, sto adorando, e sono arrivata praticamente a metà confezione. Questa è una confezione di 100 ml di un olio idratante non untuoso, simil Nax, per dirvi. Il genere è quello, però l'ho pagato molto meno, l'ho comprato sempre in farmacia. Anche questo è a base di oli naturali per il 98,7% e si può utilizzare per il viso, per il corpo, ma anche per i capelli, ovviamente sulle punte e se non avete capelli grassi, oppure come trattamento pre-shampoo, o per proteggerli anche al sole, ovviamente dopo li dovete lavare perché unge. Allora, questo ha 7 oli naturali ed è arricchito con vitamina E ed F. Sì, mi sembra di sì, E ed F. Ha un profumo buonissimo, molto improntato al sentore di argan, ma più delicato, perché ovviamente non c'è anche l'olio di argan, ma non c'è solo olio di argan, c'è olio di jojoba, c'è olio di camelia, credo ci sia forse un po' di olio di semi di oliva o di vinacciolo, insomma sono vari oli, però la texture è davvero leggera e mi piace da morire. Questo ad esempio io lo uso spesso così, spruzzato sulle braccia, sui polpacci, sulle gambe. E dopo la doccia, insomma, mi sta piacendo tantissimo. Lo uso su di me, lo uso sui bambini.
Nel viso anche l'ho usato, però insomma io il viso, la pelle mista, questo lo rifiuta un pochino, però volendo a piccole dosi sul contorno occhi potrebbe andare bene se avete la pelle normale o secca, è perfetto anche sul viso. Lo uso molto sul décolleté. Perché è setificante, idrata ma non unge, si assorbe in un attimo e vi lascia questo sentore di nocciolina che è molto molto buono. Vi ripeto, il prezzo non lo ricordo, credo di averlo pagato 100 ml intorno ai 20, 18 euro, non più di 20, ed era un'ottima offerta. Scusate, non vi ho detto il nome, si chiama Will Splendor. Will Splendor di Comodín, che è un brand spagnolo. Poi sto utilizzando questa crema corpo della Sol de Janeiro. Questa è famosissima, sta spopolando sul web, su YouTube, lei e la sua acqua profumata, o anche quella, ma vi farò un video a parte sulle acque profumate, diciamo un aggiornamento. È la Brazilian Boom Boom Cream. Tra tutte e due, tra questa, la body lotion, la crema, anzi è un burro questo, e l'acqua profumata, io preferisco la crema. Trovo che sia molto più intensa la profumazione, che persista anche di più, e ha un sentore di pistacchio e di burro salato, di caramello salato, burro salato e pistacchio. Però non eccessivo, è molto esotica, molto paradisiaca come profumazione, ma la consistenza di questa crema è eccezionale perché è un burro, ma ora faccio olio su crema, ma si assorbe facilmente, idrata tantissimo, anzi questa nutre benissimo la pelle, ma è perfetta anche per chi come me ha una pelle, diciamo, che non ha bisogno di particolare idratazione, nel senso che fa il suo dovere ma non unge. Però è perfetta, è proprio il prodotto top secondo me per chi ha una pelle normale secca e vi lascia una profumazione fantastica che dura tantissime ore. So che sono un po' difficili da trovare questi prodotti, comunque sono in vendita da Sephora, sia online che fisicamente. Brazilian Boom Boom Sol de Janeiro. Veniamo al viso. Allora, per il viso io sto adorando letteralmente questo siero che è di Avan, che è un siero che è costato a me pochissimo, ma il prezzo è molto alto. Dico a me pochissimo perché io l'ho ricevuto in una box di Look Fantastic. So che il prezzo di vendita di questo formato, cioè del formato di 30 ml, che è questo, anche se nel formato vendita c'è l'erogatore, non c'è il tubetto, ma è sempre 30 ml, è pari a 108 euro. Io l'ho ricevuto nella box, quindi al prezzo complessivo di tutti i prodotti, che varia tra i 15 e i 50, massimo 20, quindi un affarone. Nel mese scorso lo utilizzo da allora molto spesso, solo la notte però, perché è un siero che contiene acido ialuronico e retinolo, ma non solo. Contiene alginina, mi sembra anche, insomma, tanti ingredienti attivi, antiossidanti, antirughe. Siccome contiene però una percentuale di retinolo, io cerco di evitare di metterlo di giorno e comunque mai se devo prendere il sole, e comunque dopo proteggo, il giorno dopo proteggo la pelle e lo faccio con questo prodotto. Dovete stare molto attenti quando usate il retinolo in estate. Io vedo davvero che questo prodotto fa. È un prodotto per me multitasking perché spesso lo utilizzo da solo senza una crema sopra, ha una consistenza fluida. Non so se riuscite a vederlo, ora evito di spalmarmi altre cose. Si assorbe molto molto facilmente, non unge la pelle. Io che ho la pelle appunto così un po' che non ama troppo le stratificazioni, spesso in estate sto usando la notte solo questo, non sento granché l'esigenza di mettere altro, però a volte metto anche la crema da notte. Per chi ha una pelle normale secca, ovviamente c'è necessità di mettere qualcosa in più perché non è particolarmente idratante, però nasce come siero e vedo che fa la pelle davvero bella, luminosa, più compatta, più tonica, perché contiene tante cose insieme. Altro prodotto che tendo a utilizzare di più di giorno è quest'altra crema che ha un formato travel, però dovrebbero essere 20 ml questi, di Polar, e si chiama Crème Lissant Éclat Boréal, allo livello di Siberia.
Questa è fantastica, ha un profumo leggermente fiorito e agrumato al tempo stesso, contiene infatti vitamine, ha un colore un po' aranciato, ecco. Si assorbe anche questa in un baleno, lascia la pelle freschissima. Questo è un prodotto top per l'utilizzo durante il giorno per tutti i tipi di pelle. È perfetta per le pelli normali, però anche per le pelli come la mia. Contiene appunto vitamine, anche queste acido ialuronico se non sbaglio, ma tanti ingredienti carini. E credo sia anche abbastanza buono l'inci di questo prodotto. Un brand che non conoscevo e che ho scoperto grazie appunto a Look Fantastic, che questo marchio mi piace tanto. E poi un altro prodotto che sto utilizzando e poi abbiamo finito per il contorno degli occhi. È di Eswear, che è un brand, credo francese sia, si chiama Topialize Palpebral, Topialize Palpebral, ed è una crema antiprurito lenitiva per le palpebre irritate, una crema calmante per questa parte qui, che si può irritare a seguito delle eccessive esposizioni solari, ad esempio senza una protezione adeguata anche come occhiali, oppure per l'aria troppo secca, dovuta agli ambienti con aria condizionata eccessiva, oppure per chi passa tante tante ore davanti al PC. Insomma, è un prodotto che allevia il prurito delle palpebre, ma è un prodotto sostanzialmente molto idratante per il contorno occhi in generale, perché si può utilizzare anche normalmente sul contorno degli occhi, cioè nella parte bassa. Io lo utilizzo appunto sopra e sotto, lo trovo molto idratante, anche questo ha acido ialuronico più omega 3, 6 ed N, è molto idratante, quindi lo trovo perfetto proprio per l'estate. Sono 15 ml, ha un erogatore di questo tipo, quindi ne esce, diciamo, il giusto e lo userò per tutta l'estate perché trovo che rinfreschi molto, oltre ad essere un prodotto molto molto lenitivo. Altro prodotto meritevole assolutamente di menzione come tutto il brand. È un prodotto per le mani, una crema per le mani di Benamor che si chiama Rose Amélie. Benamor è un brand portoghese che io ho scoperto nel mio viaggio che ho fatto a marzo a Lisbona per festeggiare i miei 50 anni. Ho scoperto questo brand. C'è un negozio che è in centro, bellissimo, che veramente vale la pena di essere visitato per l'esposizione del negozio per l'arredamento, gli interni sono tutti in maioliche, molto vintage ed è un brand appunto nato credo negli anni 30 a Lisbona che ancora oggi continua a produrre con antiche ricette, con ricette originarie del secolo scorso. Molto famosa è una no loro crema per il viso che non vi ho messo in questo video perché comunque ve ne avevo già parlato. Ma che sto continuando ad utilizzare, un prodotto multitasking che rende la pelle comunque molto luminosa, sempre a base di rosa. E questo è un prodotto per le mani, una crema per le mani. Questa è la taglia più piccolina, sono 30 ml, ma va benissimo, ma c'è anche il formato grande. E l'ho presa appunto quando ero lì, mi ero dimenticata di parlarvene e l'ho aperta da poco perché io tendo ad usare molto poco i prodotti per le mani, ne ho diversi aperti ma poi non ne finisco nessuno. Questo però mi ha veramente colpito perché è una crema che ha un profumo fantastico di rosa, ma è un profumo delicato, davvero non è quella rosa troppo vintage, fastidiosa e pungente. È una rosa delicatissima, fresca, fresca, una rosa fresca, vi fa pensare a quei boccioli di rosa bagnati di rugiada che si annusano al mattino in una mattinata di primavera o di inizio estate. Un profumo buonissimo e la texture è fondente, quasi sembra una mousse. Io odio quei prodotti per le mani che le ungono, che vi lasciano quella sensazione di appiccicume, che poi mi spingono a lavarmi le mani e quindi ad annullare totalmente l'effetto idratante. Con questo prodotto non sentite la necessità di andarvi poi ad asciugare le mani. È fantastico, davvero costa anche poco. Si
si trova, credo questa confezione sta tra i 7 e gli 8 euro e si trova online nelle profumerie di un certo tipo, nelle profumerie artistiche. So che questo brand lo vende Neos, ma è un brand assolutamente economico. Ci sono tanti prodotti anche per la cura del corpo, c'è la crema corpo, anche i bagnoschiuma, i sali, eccetera. E vi invito, insomma, a provare qualcosa, a scoprire Benamor perché davvero vale la pena e merita. Bene, credo di aver finito, di avervi fatto vedere un pochino tutto. Grazie per avermi ascoltato, un bacio e alla prossima. Ciao!